grazie al sottosegretario Giro. Un saluto davvero cordiale e un benvenuto ai colleghi capi di Stato e di Governo, ai colleghi capi di Stato e di Governo della Colombia. Con l'amico Santos ci vedremo tra qualche istante, ci vedremo nei prossimi mesi, collega capo di Stato della Repubblica, il presidente Morales, che incontreremo oggi, il presidente Hernández dell'Honduras, sta arrivando il presidente del Messico. Un saluto cordiale e affettuoso ai ministri degli esteri e a tutte le rappresentanze diplomatiche che onorano Milano con la loro presenza di questo importante appuntamento. Il ministro Paolo Gentiloni, che ha organizzato con la consueta saggezza questo appuntamento, ha scelto insieme agli enti locali di ospitarvi e ospitarci a Milano. Questo non ha impedito al Presidente del Senato, seconda carica dello Stato, a tre ministri, a molti membri del Parlamento di essere qua con noi. Perché? Perché pensiamo che questo appuntamento sia un appuntamento davvero significativo e rilevante, e sia importante soprattutto farlo quest'anno a Milano, nella città che oggi vi ospita e dove il Presidente della Regione ha messo a disposizione questo bellissimo palazzo, nuovo simbolo della sede regionale, dove stasera il Sindaco vi ospiterà a cena nel Palazzo della Città. C'è in realtà qualcosa di più di una semplice accoglienza geografica o di una ospitalità, che pure è sicuramente molto elevata in termini di qualità della vita, di stile. Sentirete sicuramente le pregevoli pietanze e specialità tipiche della cucina milanese e lombarda. C'è molto di più. C'è innanzitutto l'idea che l'Expo sia un grande appuntamento che parla soprattutto delle questioni che tengono insieme Italia e America Latina. L'Expo non è una fiera commerciale, non è un evento turistico, ha dei risultati straordinari dal punto di vista commerciale, è veramente riuscita sotto il profilo turistico, ma è qualcosa di più per noi, è un ideale. E noi abbiamo molto bisogno di ideali in questo momento, abbiamo un grande bisogno, finito il tempo delle ideologie, di tornare agli ideali che ci tengono insieme e che ci muovono. E il primo ideale è quello, tutti insieme, di combattere per un mondo più giusto, dove la crescita economica, paradigma insostituibile dello sviluppo del nostro pianeta, si accompagni a una capacità di offrire opportunità a tutti e non soltanto a qualcuno, a una distribuzione equa dei beni e quindi alla grande necessità di combattere la fame nel mondo e la povertà. Ma per combattere la fame e la povertà non dobbiamo ricorrere al principio ideologico che talvolta attraversa anche le nostre discussioni. La crescita economica è il modo principale per combattere la povertà e la fame. E riuscire a mettere in campo nei nostri paesi, in tutti i nostri paesi, in questa partnership tra uguali, come veniva chiamata dal sottosegretario Giro, politiche di riforma strutturale che siano in grado di ritornare alla crescita per chi come noi negli ultimi 3 anni ha segnato un tasso negativo e di arrivare alla crescita per altri paesi, è l'elemento di fondamentale importanza e di partenza di ogni tipo di riflessione. Partire da Milano significa stare in una città in cui i milanesi insegnano agli italiani che bisogna darsi da fare, che bisogna lavorare duro, che si può raggiungere dei risultati se finalmente si ha il coraggio, la forza di vivere della propria passione, del proprio impegno, talvolta anche della propria fatica e delle proprie difficoltà. Milano, da questo punto di vista, è il punto di riferimento dell'intero sistema italiano. È una realtà nella quale chi ha voglia di provarci ha un'occasione per farcela. È stata così la storia di Milano di questi anni del dopoguerra. È una città che offre curiosità, che offre la possibilità di sperimentarsi, ma che anche offre occasioni oggettive di valorizzazione accademica, culturale e ovviamente imprenditoriale
e tecnologica, è da questo punto di vista un simbolo per noi e spero per tutti i convenuti in questo appuntamento. E a Milano, con il nome Carta di Milano, abbiamo voluto caratterizzare l'Expo esattamente in questa dimensione. Chi vuole provarci e vuole mettersi in gioco può farlo. Allo stesso tempo, nel farlo, il modello di sviluppo che noi disegniamo è un modello in cui si vada a combattere le diseguaglianze e si provi concretamente a diminuire, in qualche modo ad azzerare, gli squilibri che oggi invece continuano a crescere. Questo è lo scopo del nostro stare insieme qui e adesso, ed è anche il motivo per il quale questa settima conferenza, lo ha detto molto bene Giro, parte da una visione comune, per una visione comune. Giro ha sostenuto, nel darmi la parola qualche istante fa, America Latina e Italia hanno insieme uno stesso approccio sulle questioni politiche, cioè pensano che la politica sia una cosa seria, dico io in modo un po' meno diplomatico di quanto ha fatto il nostro sottosegretario agli esteri. Può sembrare un tema banale, ma è un tema di grande importanza. È il tempo della politica con la P maiuscola, non è più il tempo della tecnocrazia. Questo vale per alcuni aspetti in America Latina, dove i governi che hanno il coraggio di fare le riforme stanno dimostrando che esiste una prospettiva di sviluppo seria, ma vale anche in Europa, dove l'ubriacatura tecnocratica sta finalmente segnando il passo e si capisce che non può essere un semplice insieme di regole e di burocrazie a dettare il futuro del nostro continente. L'Europa non crescerà più se continua a pensare che sia soltanto affidandosi a ricette tecnocratiche e burocratiche che il nostro futuro sarà in mani salde e solide. E allora, da questo punto di vista, sostenere che vi è necessità di una visione comune è un grande messaggio che io credo possa vederci nella stessa direzione. Naturalmente, perché questo accada, occorre avere la forza delle idee, non limitarsi a vivacchiare, non limitarsi a vivere di paure. Quante persone pensano che in questo nostro tempo così complesso e difficile si possa semplicemente fare affidamento sulle paure, si possa suscitare anche gli istinti più bassi delle persone vivendo di minacce e di inquietudini? C'è bisogno di offrire una speranza reale. Tutti voi sapete nella vostra esperienza, cari presidenti, cari ministri degli esteri, che paesi riescono a uscire dalla situazione di difficoltà soltanto offrendo una speranza verso la quale mettersi in marcia e cercare di camminare. Questo è l'Expo. Questo è l'Expo dove vi accoglieremo domani, alcuni saranno già da stasera e da oggi qui con noi. Questo è il senso dell'albero della vita come espressione più forte che l'Italia esprime, l'idea di poter guardare al domani seminando futuro e non seminando disperazione e rabbia, ed è anche l'obiettivo per il quale dobbiamo tutti fare uno sforzo, certo impegnandosi nei nostri paesi, parlo innanzitutto dell'Italia, per una lotta senza quartiere alla corruzione, per una lotta senza quartiere alle inefficienze burocratiche, per cambiare le cose che non vanno, che sono tante, ma contemporaneamente offrendo una prospettiva. E da questo punto di vista vorrei molto rapidamente evidenziare alcune delle considerazioni che già nei documenti preparatori i nostri Sherpa e i nostri team hanno avuto modo di affrontare. Il primo è il valore, potrà sembrare banale partire da questo, ma è invece per me il primo elemento, che non è quello economico soltanto, che non è quello soltanto ambientale, la madre terra come la chiamava il presidente Morales. Prima di tutto vorrei dire che a Milano voi trovate un paese, l'Italia, che ha tanta voglia di collaborare con voi, soprattutto sui temi culturali, universitari e legati all'innovazione. Può sembrare un paradosso, perché magari ciascuno di voi può immaginare che oggi la priorità sia più la crescita o le questioni ambientali o le questioni dell'agroalimentare, sono tutte questioni molto importanti. Nessuna delle considerazioni che avete svolto ci lascia indifferenti, né quelle legate all'ingegneria, all'innovazione, per esempio il valore dell'operazione su Panama che veniva ricordato dalla vicepresidente e che noi con le nostre aziende italiane stiamo contribuendo a realizzare. E anche, lo dico a Juan Manuel, il riferimento sul calcio, che ho molto apprezzato, anche se ti sei dimenticato, caro amico, che avevi Cuadrado in Italia fino a qualche mese fa e giocava nella squadra più bella del mondo, che era la Fiorentina. Però questa è una discussione che non possiamo fare
che non possiamo fare qui, se no litigo con Maroni, tanto una volta più, una volta meno. Credo però che il punto centrale che noi abbiamo di fronte è proprio la cultura e l'accademia. E infatti, con, per esempio, con alcuni paesi abbiamo rapporti di collaborazione, di partnership sulle università straordinari. Decine e decine di accordi. Noi vogliamo che voi vediate nell'Italia un punto di riferimento, così come noi vediamo in voi un punto di riferimento sulla questione degli scambi di ricerca, di tecnologia. Penso, incontrando qualche giorno fa la presidente del Cile, ai 3.000 ricercatori che stanno a lavorare su alcuni progetti davvero innovativi in quell'area dell'America Latina, ma penso a tutte le potenzialità e le opportunità che ci sono in questa nostra straordinaria partnership e amicizia. Il mondo che verrà sarà un mondo in cui il capitale umano, il talento, l'intelligenza saranno fondamentali. Non è vero che sarà il secolo delle macchine il prossimo. Certo che ci sarà un grande investimento nell'innovazione tecnologica e questo porterà anche a delle modifiche nei processi produttivi. Ma il punto centrale è che sarà la scommessa sul capitale umano a fare di un paese in grado di competere o no. È come daremo ai nostri bambini la possibilità di andare a scuola, certo, partendo di lì a ridurre le diseguaglianze, perché è la scuola il primo luogo nel quale si riducono le diseguaglianze, nel quale si dà a tutti la possibilità di farcela, ma contemporaneamente offrendo merito e qualità nelle nostre istituzioni scolastiche e universitarie. E da questo punto di vista noi siamo pronti con le nostre università, penso alla straordinaria eccellenza, ad esempio, di alcune realtà milanesi che sono tra i top in Europa e nel mondo, a fare collaborazioni con i vostri istituti e a cercare di attrarre i talenti e contemporaneamente di offrire ai nostri talenti un'occasione di valorizzazione nelle vostre realtà. Il primo punto di collaborazione per me, se vogliamo avere una visione comune, è esattamente quello legato alla cultura, all'università. Ieri tutta Italia è stata, cari amici e colleghi, con il naso in su, perché una giovane donna di 38 anni, un capitano delle nostre forze armate, è ritornata dopo 199 giorni, anzi no, dopo 200 giorni dallo spazio. E questo applauso è per Samantha Cristofaretti e per la sua impresa. È stata la prima donna a stare così tanto nello spazio, ha ottenuto molti record e per molti di noi è stato un momento di simpatia nel vedere una persona come lei dialogare dallo spazio e discutere. Ma il punto centrale non è mica il fatto che faceva qualche collegamento con qualcuno di noi qua giù sulla Terra, che la qualità delle ricerche e dell'innovazione che stava alla base di quella missione, che ha prodotto anche alcuni risultati, alcuni anche nel campo agroalimentare, ma alcuni nel campo sanitario, della tecnologia, ci rende orgogliosi di appartenere a un paese in cui la cultura non è soltanto il museo. Chi di voi avrà tempo per vedere Leonardo qua a Milano o per andare a vedere le mostre di questi mesi così importanti o di andare a gustarsi la bellezza di questa città a partire dal Duomo per andare a allargarsi, perché non è soltanto Milano naturalmente, ma è tutta la regione, tutto il paese, sappia che per noi la cultura non è soltanto declinata al passato. La cultura è presente e futuro, è innovazione e ricerca. Siamo molto orgogliosi che un'altra donna, Fabiola Giannotti, sarà dal prossimo anno la direttrice del principale istituto di ricerca in Europa e uno dei principali al mondo, a Ginevra. Perché? Perché siamo orgogliosi del fatto che in Italia la cultura non sia soltanto passato, sia soprattutto futuro. Poi naturalmente ci sono le questioni ambientali, lo avete ricordato. Ci stiamo avvicinando all'appuntamento di Parigi, il COP21, che è un grande tema di discussione per tutti. Mi fa piacere vedere alcune aziende presenti qua in questo appuntamento, alcune aziende italiane, pubbliche e private. Alcune delle nostre aziende che hanno anche molti interessi in America Latina sono assolutamente all'avanguardia sul tema della riduzione, sul miglioramento della qualità di vita. Penso al lavoro che sta svolgendo qui con noi l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace. Ieri l'amministratore delegato di Eni ha scritto un lungo articolo per l'Osservatore Romano, c'è una
profonda sintonia con la Santa Sede su questi temi, a proposito della riduzione di emissioni, del miglioramento della qualità della vita, dell'abbassamento del clima e della temperatura. È un grande tema che vogliamo affrontare insieme, che ci vedrà protagonisti all'Assemblea delle Nazioni Unite a settembre e poi a Parigi. E ancora, quanto è importante per noi continuare a lavorare sui temi della capacità di investire sull'agroalimentare. L'Italia oggi ha una priorità mondiale, è nella classifica internazionale al primo posto, abbiamo appena superato la Francia e questo ci rende ovviamente molto orgogliosi per motivi campanilistici che ci perdonerete, ma abbiamo appena superato la Francia nella graduatoria internazionale sul rapporto tra agroturismo, agroalimentare e investimento su come la terra può creare risorse. Dobbiamo non sfruttare la madre terra, ma non buttare via le grandi occasioni che arrivano da questa forza che esiste, che è inevitabile e innegabile e indelebile nel nostro paese. Allora non c'è soltanto prodotto di qualità, ma c'è una filiera dell'industria che sta dentro i macchinari, che sta dentro l'innovazione tecnologica, che sta dentro la ricerca, su cui vogliamo condividere insieme a voi riflessioni e difficoltà. E naturalmente, inutile stare a dirlo adesso e poi vado rapidamente a chiudere, tutto il grande tema degli scambi economici e commerciali. Noi siamo entusiasti quando un imprenditore latinoamericano investe in Italia. Abbiamo molti esempi di aziende latinoamericane o di imprese latinoamericane che stanno nel nostro paese. Segno evidente che non è più un rapporto univoco o unidirezionale, ma è una corrispondenza bionivoca. Ci scambiamo business, ci scambiamo occasioni di incontro. In questo grande mondo globale ci sono occasioni per gli uni e per gli altri, ma contemporaneamente abbiamo anche voglia e desiderio di valorizzare quella che è la nostra identità. Perdonatemi se su questo spendo ancora una parola prima di chiudere. Per troppo tempo si è pensato che nel mondo la globalizzazione negasse l'identità. Si è pensato cioè che una società aperta calpestasse l'identità dei singoli popoli. Ed ha ragione chi dice che ci sono state esperienze in cui questo è accaduto o si è cercato di farlo accadere. Capisco. Io trovo però che oggi si debba scrivere una pagina nuova. Nel mondo senza frontiere nel quale stiamo vivendo, paradossalmente l'identità, la tradizione, le radici non sono più un ostacolo alla globalizzazione, ma sono paradossalmente la principale opportunità che la globalizzazione dà per tornare a credere nel futuro. In altri termini, il mondo piatto, come viene definito da alcuni pensatori, nel quale noi stiamo vivendo, non è un mondo che impedisce ai singoli popoli di esprimere il gusto, il coraggio delle proprie tradizioni, ma paradossalmente la società aperta nella quale ci troviamo valorizza le singole identità dei popoli che sono in grado di difenderli in una dimensione però di gioco all'attacco. Ecco perché non si può pensare che la globalizzazione sia il pretesto per rinchiudersi. Oggi, nel mondo di oggi, in Italia come in America Latina, come in tutto il resto del pianeta, ci sono tanti che abbaiano alla luna, che vivono sulle paure e che pensano che l'unica dimensione sia chiudersi a chiave in casa. Non è così. E non soltanto perché oggi un ragazzo che ha semplicemente un telefonino in tasca ha più informazioni potenziali di quelle che aveva il presidente degli Stati Uniti 20 anni fa. Ma è così. Oggi un ragazzo su uno smartphone ha potenzialmente accesso a un numero di informazioni superiori a quelle che aveva il presidente degli Stati Uniti 20 o 25 anni fa. Il punto vero, una volta di più, è l'educazione, è come riuscire a discernere dentro queste informazioni. Ma l'elemento chiave è che nel mondo globale di oggi le prospettive che si aprono sono entusiasmanti. Io credo che l'Italia debba fare questo. L'Italia debba offrire uno spazio di discussione su degli ideali. Ecco perché non voglio terminare prima di aver detto una parola sulla storica battaglia, e Paolo Gentiloni e Mario Giro sanno benissimo a cosa mi riferisco, contro la pena di morte, che il nostro paese continua con molti di voi a combattere
al tavolo delle Nazioni Unite, che ogni anno ci vede protagonisti al Palazzo di Vetro, e non soltanto al Palazzo di Vetro. Ecco perché non voglio finire questo discorso senza aver detto che c'è l'ideale della libertà religiosa, perché ci sono dei paesi, specie vicino a noi, che pensano che la libertà religiosa sia un problema e noi dobbiamo difendere i nostri ideali e i nostri valori insieme. Ma accanto a questo c'è bisogno di dare uno spazio come Italia e come nelle nostre partnership a chi pensa che questo tempo non sia un tempo fatto soltanto di paure, ma sia un tempo entusiasmante e affascinante. Allora, Juan Manuel ha ricordato Amerigo Vespucci. So che è una discussione aperta, perché in America, sia nell'America Latina che nei Caraibi, che nell'America del Nord, qualcuno non vede di buon occhio che si parli di scoperta dell'America. L'America c'era già da prima, è vero. Però diciamo che due italiani hanno dato una mano. Uno è Cristoforo Colombo, con tutti i suoi limiti e le sue forze, nel 1492, ma quando è arrivato lì, Cristoforo Colombo pensava di essere arrivato in India. La consapevolezza che vi fosse qualcosa di nuovo è maturata nel corso dei settimane, dei mesi, degli anni, ma nessuno aveva dato un nome. E allora, giustamente, Juan Manuel ricordava Amerigo Vespucci. Io ci sono molto affezionato, anche perché è nato in una bella città, Firenze. Ma il punto chiave, se ci pensate, è che dare un nome a un continente è una esperienza che fa venire i brividi. Europa, Asia, Oceania e Africa non si chiamano con il nome di una persona. America si chiama, e lo ha ricordato giustamente il presidente Santos, con il nome di Amerigo. Qual era la caratteristica principale di Amerigo Vespucci? Era un grande navigatore? Spero di non offendere nessuno. No, era un buon navigatore in quell'epoca in cui erano in tanti a navigare. Era un grandissimo esperto di geografia? Sì, sicuramente, ma non più di altri. Altre carte sono molto più serie e più approfondite. Aveva una caratteristica: era curioso. E da una città senza mare ebbe la forza, la volontà, la curiosità, il gusto di andare a dare il nome a qualcosa di molto più grande di lui. Vorrei che tutti insieme provassimo a dare insieme il nome al futuro, e chiamarlo non con l'espressione della rabbia o della paura, ma del coraggio e della speranza. È quello che quotidianamente fate voi con le vostre leadership nei vostri paesi, è quello che l'Italia vuole fare assieme a voi, camminando insieme, sapendo che se armati di curiosità andremo incontro al domani, abbiamo tanti valori non solo da difendere, ma anche da condividere. Benvenuti in Italia. Grazie, signor Presidente.